Eccoci qui di nuovo con lei. Sì, la mia più cara amica, il mio tutto. Attualmente anche l'unica amica, perché purtroppo lasciamo stare, vabbè, non tocchiamo questo tasto. Comunque, ho ritrovato anche lei. Sempre facendo il giro per i miei negozietti, i mercatini e tutto. Ho beccato nella festa di paese lei, Barbie Fashion Fairy Tale, cioè la magia della moda. Io premetto che la magia della moda è il mio film preferito in assoluto di Barbie, quindi nel 2010, quando è uscita, io l'ho acquistata e ci ho giocato, ci gioco ed è ancora in buono stato. E ovviamente l'ho ritrovata così, bella, anche celofanata e tutto. E quindi perché non prenderla di nuovo? Visto che La magia della moda è il mio film preferito e averla in questa scatola è davvero stupenda. Allora, vediamo un po' come si presenta la scatola. Allora, è molto particolare. Qui c'è appunto il cartellino che ci dice il DVD 2010. Dietro la scatola c'è un bellissimo sfondo appunto di Parigi, la Tour Eiffel, e della casa di moda della zia Millicent, cioè la zia di Barbie, che ha un atelier della moda a Parigi. Ovviamente questa bambola può essere reversibile, può cambiare d'abito, ma la particolarità è che schiacciando questo pulsante si illumina tutto il corpetto. Purtroppo però questa bambola è scarica, mi hanno detto, quindi per questo non posso farvi vedere. E attualmente la mia già deboxata ce l'ho nello scatolone 2010 e mi è un po' difficile reperirla, quindi solo per questo. Però comunque tutto questo corpetto si illumina. Ovviamente ha tutto questo vestito bello pomposo, pieno di stelline, brillantini. E qui abbiamo una bellissima Flairis, la Shimmer. E questa è Glimmer. E molto bella. Dietro appunto dovrebbe mostrarci meglio come funziona. Qui c'è una scena del film appunto quando Barbie viene trasformata dalle Flairis con questo abito e la sua cagnolina Sequin. Qui ci mostra le varie fasi che possiamo cambiare l'abito e inoltre possiamo far illuminare il vestito e anche la musica appunto del film quando lei viene trasformata dalle Flairis con questo abito. Questo è il film Magia della Moda. Se non l'avete, acquistatelo, perché almeno per quanto mi riguarda è il mio film preferito di Barbie in assoluto. L'avrò visto 100 volte poco e infatti dopo il video me lo riguardo di nuovo perché mi piace veramente un sacco. Poi io adoro molto anche, oltre alle bambole, amo molto il mondo della moda e quindi non potevo scegliere film migliore. Altra Barbie presa, lei, che si aggiunge alla mia collezione, sono davvero felicissimo, ed è la Barbie City Shine. Bellissima, come potete vedere ha uno sguardo stupendo, un trucco favoloso, l'abito bellissimo, molto bella. E lei fa parte sempre di le Barbie Collector Black Label, arriva anche con uno stand all'interno. Va bene che lei rimarrà in scatola anche lei, quindi cioè sarà nella sua scatola, quindi mi è rilevante questa volta lo stand, perché non la deboxerò. Questa qui l'ho presa invece in un negozio e l'ho pagata 25 euro, che è un ottimo prezzo considerando la collector. Dietro ci mostra anche le altre Barbie,
E la mia praticamente non ho capito quale sarebbe, ma dovrebbe essere questa qui, Black Label Collection, e quindi diciamo un'edizione normale che vengono prodotte, mentre le altre sono, questa qui è limitata a 10.000, mentre questa qui soltanto a 1.000 in tutto il mondo. Queste due invece si dovrebbero trovare facilmente. Bene amici, queste sono le altre mie due Barbie. Ultimamente li sto tempestando di Barbie, però lo sapete, io l'adoro tanto e poi in questo periodo è davvero l'unica amica che ho, quindi mi fa davvero tanta compagnia. E spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi intanto al mio canale. Vi ricordo che è sempre valido il concorso, che dei 3 a 300 iscritti potete vincere un buono in giocattoli o giochi preziosi Hasbro Mattel a vostra scelta. E mi raccomando, quindi iscrivetevi intanto. Arriviamo presto a 300 iscritti, così potrò fare il concorso e spiegarvi il tutto. Grazie mille e a presto. Ciao e soprattutto, essendo domenica, colgo l'occasione per augurarvi una buona settimana in pace, serenità e soprattutto tanta, tanta salute. Ciao!